Fano è fortemente impegnata in questi progetti di cooperazione internazionale che stanno dentro un progetto dell'AICS, che è l'Agenzia Italiana della Cooperazione e Sviluppo all'interno del Ministero degli Esteri, perché è anche una misura di politica estera del nostro Paese che passa attraverso un impegno per incrementare lo sviluppo nei Paesi con difficoltà. E lo si fa attraverso il protagonismo e il riferimento degli enti locali, a cominciare dai comuni, province e regioni. Fano ha partecipato a più di questi progetti, avendo anche risultati importanti. Tra questi, fra l'altro, c'è un progetto in corso con il Libano, dove Fano è capofila, ovviamente assieme a delle ONG, ad altre organizzazioni, per un progetto di cooperazione di sviluppo appunto che riguarda la riorganizzazione della gestione dei rifiuti in una zona del nord di Beirut, in una unione di comuni, 14 comuni, insieme ad ASET, dove aiutiamo a riorganizzare la raccolta differenziata, ma una raccolta più puntuale dei rifiuti. Una zona che ha delle difficoltà, poi il Libano, lo sappiamo, ha vissuto anche momenti difficili, ma questo è un protagonismo dal mio punto di vista importante, che fa onore alla nostra città, che sta anche in una progettualità, in un mosaico che è più grande, che è quello del nostro paese, dove ognuno deve fare, penso, la sua parte, anche in una politica che non è solo territoriale, ma poi sono anche attività che guardano lo sviluppo, che guardano la tutela dell'ambiente, che guardano anche quelli che sono i principi e gli obiettivi dell'Agenda 20 e 30 delle Nazioni Unite, dove noi guardiamo, come tanti altri, come giusto che sia, con attenzione, e li prendiamo come riferimento anche per le nostre attività.